Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. Ho appena terminato di mixare il brano velocemente utilizzando principalmente Console One, poi ho aggiunto degli effetti sulla voce, li vedremo tra po', e ho utilizzato il De-esser device sul coro, per cui nessun altro plugin è stato coinvolto in questa lavorazione al momento. Sentiamo come suona. È qui distante dal futuro e dal passato, da quella che sono già stata e che ho già dato, seduta sopra i miei domani, mi chiedo tu chi sei. Tu chi sei? È qui distante da ogni forma di certezza, in equilibrio tra il dolore e ogni carezza, in fondo al buio della stanza, ripenso ai miei pensieri che ho fatto quando c'eri. Pensavo fossi l'importante, sembravi piccolo ma invece sei un gigante. Ridammi indietro i miei domani, aspetto che mi chiami. E qui, distante da ogni limite, nella mia solitudine, combatto con la Andiamo a vedere brevemente cosa è accaduto all'interno del mix. Ovviamente alcuni bilanciamenti non sono ancora perfetti, ma riusciamo già a sentire una grossissima dinamica e una vera botta sulla parte medio-bassa, che spesso è quella più complicata da gestire all'interno di un mix in the box. In questo caso abbiamo la sensazione di un vero e proprio banco, grazie soprattutto alla sezione drive e character, che regalano tantissima distorsione armonica nei punti dove serve. Andiamo a ascoltare che cosa è accaduto innanzitutto alla voce. Andiamo in play. Qui distante dal futuro. Ovviamente dal enfatizzando passato, la sezione alta sono venute fuori tantissimo le S, sono già state, che io normalmente ritocco a mano poi con Melodyne, ma in questo caso potremmo anche domani utilizzare un Vice che aiuta in questo. È qui distante dal futuro e dal passato, da quella che sono già stata e che ho già dato, seduta sopra i miei domani, mi chiedo tu chi sei, tu chi sei. Perfetto. È qui distante da ogni forma di certezza, in equilibrio tra il dolore e ogni carezza, fondo
fondo al buio della stanza. La pagina del console one ci mostra cosa ho fatto. In realtà ho aggiunto anche un po' di punch sulla parte medio-bassa per avere un po' più di presenza sotto, sulle note sotto, diciamo, della voce, ed ho aperto sopra. In realtà sono stato abbastanza aggressivo sulla voce. Per il compressore ho scelto invece il Fat Pressor, quindi l'emulazione del Fat Pressor, sempre dal menu Shift e Comp. Possiamo poi scegliere, come abbiamo già visto anche per le console, le diverse parti degli altri plugin compatibili con Console One. Un piccolo gate mi aiuta a togliere le parti ovviamente non cantate, quindi tutti i rientri che arrivano dalla cuffia, e per il resto ho dato un po' di drive sulla voce per renderla leggermente più colorata e aggressiva. Proviamo a sentirle con essenza. Mettiamo in solo la traccia. Dal futuro, dal passato. Vediamo cosa fa il drive. Da quella che sono già stata, che ho già dato. Seduta sopra i miei domani, mi chiedo tu chi sei. Character. Tu chi sei. Apre un po' le medie. È qui distante da ogni forma di certezza. In equilibrio tra il dolore e ogni carezza. Quindi agisce su questa zona della voce, quindi attenzione ad utilizzarlo. Il Fat Pressor schiaccia tantissimo, infatti poi funziona in modalità parallela, proprio per avere l'aggressività in alcuni punti e meno in altri. L'altro strumento che entra subito dopo è il pianoforte. Andiamo sul Q del piano, dove ho tolto i bassissimi, che sono ricchi nel pianoforte ma sono soprattutto presenti nella sezione bass dei sintetizzatori, quindi per non collimare con quella sezione sono stati chiusi, e ho liberato un po' le medie per far spazio alla voce che in questo punto canta con il piano. Sentiamo con essenza. È qui distante dal futuro e dal passato, da quella che sono già stata e che ho già dato. Il compressore fa soltanto da limiter, soprattutto nelle note più forti, quindi più aggressive, che possano risultare un po' fastidiose. Rimettiamo anche i synth. La sezione synth ho esagerato con il driver per renderla un po' più aggressiva, quindi un po' più invadente rispetto a come era già stata concepita. Questo mi dà brillantezza sul sintetizzatore, ed ho anche schiarito leggermente le alte e fatto un buco sotto nei synth, proprio perché questo spazio lo voglio utilizzare al massimo con i sintetizzatori bassi che si trovano su questo bus qui. E ovviamente anche in quel caso ho enfatizzato ancora di più l'escursione dei bassi, come vediamo. Ascoltiamoli insieme più avanti. Come sentiamo, i bassi lavorano tantissimo sul side. Sentiamo senza. Ascoltiamoli anche senza il console one. Ovviamente c'è un gain stage. Quindi medio basse più convincenti rispetto a prima. Ascoltiamo insieme. Vediamo così la batteria, dove ho lavorato fondamentalmente più sull'aumento del basso, quindi la parte della cassa un po' più di punta sotto per renderla più presente. Il resto mi sembrava abbastanza equilibrato. Ho soltanto smashato la batteria con il compressore, esagerando tantissimo come vediamo, e utilizzandola in parallelo, quindi a un 50% circa. Vediamo senza compressore. Anche in questo caso il drive la rende ancora più presente. E il character.
la immediosisce un po'. Sentiamola nel mix. Ascoltiamo le chitarre. Ho tirato più avanti nelle medie alte. E le acustiche. Sentiamo con... Ho tolto un po' di box. Il compressore aiuta sull'escursione dinamica nel mix, non è un suono stupendo, ma funziona nel mix. Ridammi indietro i miei domani, aspetto che mi chiami. E qui, distante da ogni limite, nella mia parte per il master, dove in questo caso non ho utilizzato un EQ, quindi non ho ancora corretto l'uscita sul master, ma ho utilizzato il compressore della Vice, che mi aiuta a mantenere un rapporto dinamico più funzionale, sempre in modalità parallela. Anche in questo caso possiamo lavorare su Drive e Character per cambiare completamente il carattere del mix sul master. Ascoltiamo. Ancora di più il master, questo funziona tantissimo nella musica elettronica tipo trance o house techno. Andiamo a vedere che tipo di equalizzatore poter utilizzare all'interno dell'uscita di master. In questo caso posso scegliere tra quelli disponibili, quindi anche la versione Abbey Road Rack, un equalizzatore attivo American classe A, quindi stiamo parlando di API più o meno, British classe A tipo NIV, eccetera eccetera, abbiamo un sacco di opzioni. Rimaniamo sempre in un ambito più vintage, quindi vediamo un po' di scegliere l'RS127, facciamo ok. Ovviamente cambia la sezione delle curve, come vediamo adesso possiamo soltanto utilizzare una curva da spostare all'interno delle medio alte, quindi dalle 2007 fino ai 10.000. Dare ancora un po' più di aria al mix. Sentiamo come sono tornate fuori anche le S, quindi comunque sulla voce è necessario intervenire per poter lavorare agevolmente su una compensazione delle S chirurgica, come faccio normalmente
nei miei mix, ma il risultato generale è abbastanza evidente e si capisce perfettamente che cosa fa Console One con le sue emulazioni di SSL. In questo momento le sto utilizzando su tutti i canali, quindi stiamo parlando di 76 tracce e lavora agevolmente, il processore è abbastanza rilassato, quindi riusciamo, come vediamo, ad avere un fantastico modo di colorare e equalizzare anche tutte le tracce del mix indipendentemente, dandoci una sensazione veramente analogica. In definitiva Console One è super consigliato, la qualità a disposizione è molto elevata, il carico della CPU come abbiamo visto è abbastanza ridicolo e l'integrazione è assoluta con Studio One. La qualità delle emulazioni è veramente molto bella, anche se non super fedele, sono eccellenti. Le funzioni Drive e Character sono impressionanti e donano una quantità di armoniche al mix importante e convincente. Al momento ho soltanto parole di elogio per questo strumento, che diventa un partner fondamentale per chi adora mixare, avendo sotto le dita la sensazione del banco analogico. Non è ovviamente la soluzione definitiva, perché poi al mix servono tante altre cose per un modeling moderno, ma sbaraglia nettamente le emulazioni di Plugin Alliance, per esempio. L'uso è intuitivo e rapido. Ho impiegato pochissimo tempo per impadronirmi di tutti i controlli e mettere in piedi un mix da zero in mezz'ora di orologio. Alcune emulazioni sono incomplete e mancano di alcuni parametri rispetto al plugin identico, sempre di SoftTube, disponibile esternamente. Questo nel caso ad esempio del compressore device, quindi nel caso dell'MM1 come anche del compressore, la versione plugin possiede opzioni aggiuntive come ad esempio la selezione dell'output trim in DBFS e tanto altro che troviamo nel plugin, ma comunque gli algoritmi a disposizione sono i Vice originali. Per quanto riguarda l'aspetto grafico, è sconsigliato fare riferimento all'EQ, quindi non guardiamo l'EQ come se fosse un EQ super preciso a livello visivo e quindi le sue funzioni, e il tutto ci riporta ad un uso manuale e ad un affidamento auditivo totale. I compressori SSL forse sono meno aggressivi di quelli reali, ma tutto sommato utili e correggibili con la funzione Drive. Utilizzandolo invece, utilizzandolo come una console, si ha la sensazione di naturalezza analogica. Sono rimasto piacevolmente impressionato. Bravi SoftTube, bello il Console One, super consigliato. Se avete modo provatelo e sono sicuro che vi affascinerà. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, nei corsi online sul sito proaudiolearning.com o jgrstudios.com, dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e Music Off. Se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti, iscrivetevi anche al canale Patreon, dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. Per il momento è tutto, ciao, a presto!